Un saluto a tutti, sono Stefano Bargiacchi, Prof. Ste, oggi è sabato 25 maggio 2013 e con un po' di ritardo, visto il ritorno da Rimini e la kermesse che ha comportato anche un grosso impegno da parte mia, questa settimana con un po' di ritardo vi do il benvenuto alla nostra videoanalisi settimanale. Prima però fatemi spendere due parole per complimentarmi con Marco Bianchi che ha portato a casa ben due premi su quattro disponibili nella finale che si è tenuta appunto ieri, venerdì 24 maggio a Rimini, all'interno di ETF Forum, con il vero e proprio evento nell'evento organizzato da Directa Sim. Ricorderete, abbiamo fatto una diretta a fiume per tutte e due le giornate, appunto, il Top of the Top, dove hanno partecipato ben due allievi Prof. Ste di vecchia data, il primo Marco Bianchi, che già l'anno scorso aveva vinto IT Cup la prima delle due giornate, ottenendo anche ottime posizioni nella seconda giornata, e che quest'anno ha avuto accesso alla seconda giornata direttamente tra i trader già affermati e ha vinto due premi su quattro, tra l'altro quello della miglior performance di giornata e miglior performance sulla singola sfida, miglior performance di giornata con un 8,66% di tutto rispetto, che davvero mi ha reso assolutamente orgoglioso. L'altra persona che partecipava, mio allievo Stefano Bombelli, al duello era tra, diciamo, quelli del primo giorno, quindi le persone nuove, i neofiti o quasi, e ha avuto accesso alla seconda giornata. Quindi anche per Stefano, alla prima esperienza, sicuramente Stefano Bombelli ha ottenuto un ottimo risultato. Non vi nascondo che sono assolutamente contento di questo. Sapete quanto impegno metta nel lavoro di formatore che porto avanti fin dall'inizio, quindi dal 2005, quando ho iniziato ormai 8 anni fa a dedicarmi esclusivamente al trading online. Ecco, sicuramente questo è e sono dei risultati che mi rendono assolutamente orgoglioso e mi danno veramente anche tanta forza per andare avanti con questa parte importante della mia professione, che veramente mi rende, oltre che orgoglioso, anche in condizione di ringraziare veramente tutti voi. E non solo, ma il fatto che Marco Bianchi, sia l'anno scorso sia quest'anno, quindi il fatto che la performance sia una performance non casuale, ma che si ripete, dimostra tante cose. Dimostra che con la preparazione, con la dedizione, anni, ma volendo, se si è portati ovviamente, si possono ottenere risultati eccellenti. Quindi veramente tanti complimenti a Marco, tanti complimenti a Stefano Bombelli alla prima esperienza, è stato davvero molto bravo e un grazie a loro, ma anche a tutti voi, perché ogni giorno davvero rendete importante tutto il lavoro che faccio per quanto riguarda l'attività di formazione, che ripeto è assolutamente parte integrante del mio trading. Vi ricordo che poi scriverò sul blog, ma comunque da lunedì si aprono le iscrizioni per il prossimo corso. Si terrà a Torino il 24 e 25 giugno 2013. Il corso è già confermato. Da lunedì, con un post ufficiale sul blog, aprirò le iscrizioni. Comunque, se mi scrivete un'email all'indirizzo profste@gmail.com, potete già prenotarvi. Benissimo, allora vediamo quello che è successo invece in questa settimana. Sappiamo come il mercato venisse da una serie di rialzi consecutivi che addirittura negli Stati Uniti, qui vedete l'S&P 500, vedete il Nasdaq, facevano e fanno parlare di bolla speculativa, anche se sono assolutamente convinto che non si tratti di bolla speculativa, anche se l'S&P 500 batte un giorno dopo l'altro e ha battuto record storici, viaggiando sui livelli di massimi appunto storici, cioè di tutti i tempi. Io non credo che siamo ancora assolutamente in una situazione anche negli Stati Uniti di bolla speculativa. In Europa, la positività alla quale abbiamo assistito ha avuto uno stop nelle ultime due giornate, che poi sono state anche quelle del venerdì e del giovedì, che hanno coinciso con l'IT Forum.
ma il ritracciamento iniziato, e vedremo se co come continuerà, è sicuramente ed era dovuto e in qualche modo anche salutare, perché per un eventuale proseguimento dei rialzi, lo sapete, l'ho detto tante volte, ritenevo assolutamente salutare una sorta appunto di ritracciamento. La cosa che vorrei faceste è osservare sui vostri grafici i volumi che si sono avuti nelle giornate di giovedì e di venerdì, in particolare in quella di giovedì i volumi sono stati molto alti, dopo che per tutta la salita i volumi invece ci hanno di nuovo presentato un elemento di preoccupazione, perché per tante volte ho ricordato, sia in questo spazio di videoanalisi settimanale, sia sulla pagina Facebook con gli aggiornamenti intraday, come i volumi non fossero propriamente elevati, e questo ci doveva portare necessariamente alla cautela. Tra l'altro, la situazione che si è venuta a creare, guardiamola sull'Eurostoxx, vede un gap molto ampio, ancora aperto, e che è quello appunto di giovedì mattina, si chiuderà eventualmente a 2800. Quei 2800 che ricorderete nelle giornate precedenti li avevo segnalato come livello chiave. E infatti un gap che si chiuderà eventualmente a 2800 rimane un livello chiave, ma prima dovremo vedere se e come proseguirà il ritracciamento. Sappiamo bene come ci sia un altro importante gap che per pochi tick è ancora aperto dalla mattina del 29 aprile scorso e che si chiuderà a 2641, quindi ipoteticamente il ritracciamento potrebbe anche arrivare e ripeto, secondo me sarebbe un bene a chiudere questo gap per poi ripartire. Quindi è molto importante che voi teniate assolutamente d'occhio i massimi della congestione che era stata rotta, lo ricorderete, con quello spunto di positività che avevamo letto già dall'interno della stessa con la lettura del momentum e ci ha consentito in qualche modo di anticipare la positività che è seguita. Adesso il ritracciamento naturalmente potrebbe tendere a questi massimi, quelli appunto precedenti del 2013. Se eventualmente l'Eurostoxx dovesse rientrare in congestione, ci sarebbe da chiudere questo gap e poi da qui immediatamente, se di positività ancora si parlerà, l'Eurostoxx dovrebbe riuscire nuovamente da questo livello di massimo precedente della congestione e quindi tornare a far segnare nuovi massimi, ma prima giustamente a chiudere il gap a 2800 aperto nella giornata di giovedì di settimana scorsa. Ma non è detto, ripeto, che il ritracciamento arrivi fin qua, suo obiettivo naturale, o che vada a chiudere il gap. Quello che è importante per quanto ci riguarda è che sul grafico i livelli sono assolutamente chiari e anche, mi viene da dire, molto facili da leggere, perché abbiamo il range della giornata di venerdì che è un pochino più ampio, okay, di quello di giovedì, e quindi già vedere cosa succederà lunedì in intraday rispetto a questo range ci aiuterà a giudicare il tono del mercato. Finché rimarremo ovviamente all'interno dello stesso, nulla si potrà dire. Quando si uscirà, sapremo da che parte il mercato in maniera confermata avrà deciso di uscire. Io continuo a pensare, a ripetere, che secondo me un ritracciamento sarebbe assolutamente salutare anche per la positività. Seguiamolo quindi eventualmente principalmente su Eurostoxx. E i livelli, ripeto, sono molto chiari. Abbiamo la barra di venerdì, il gap in chiusura eventuale sopra 2800, i massimi precedenti che erano quelli del 2013 gennaio e poi il gap del 29 di aprile. Tutti riferimenti molto chiari e molto semplici da leggere che ci permettono di giudicare quello che sta accadendo. Il gap interno alla congestione non c'è sul DAX, il DAX ha ripreso però sappiamo a sovraperformare. Quindi eventualmente il DAX potrebbe arrivare a testare i massimi appunto del 2013 e poi da lì ripartire laddove lo Stoxx potrebbe eventualmente rientrare. Quindi attenzione, seguiamo anche il DAX e vediamo se c'è una conferma o meno rispetto ai comportamenti dell'Eurostoxx. Anche sul DAX è rimasto aperto un gap nella giornata di giovedì mattina, quindi anche sul DAX avremo modo di vedere se e come questo gap verrà chiuso quando e se torneremo su questi livelli, ma ripeto, prima sarebbe salutare, anche se ripeto, non è assolutamente detto che ciò accada, un ritracciamento un pochino più marcato, un pochino più profondo. Sempre riguardo al discorso mercato,
Noi capiamo che c'è una positività di fondo proprio dal comportamento intraday delle due giornate di giovedì e venerdì, perché sappiamo bene che giovedì mattina ci sono state le notizie provenienti dal Giappone, ma sostanzialmente non è accaduto, a parte il gap iniziale a 2008 rimasto aperto sull'Eurostoxx, vedete, poi c'è stata una sostanziale lateralità e ogni volta nel pomeriggio, anche ieri sembrava una giornata, ieri venerdì, un pochino più negativa, c'è stato un rialzo. Sostanzialmente nel pomeriggio trainato dalla di nuovo sostanziale positività che sappiamo coinvolgere i mercati americani. Certo, anche i mercati americani hanno ritracciato, ma di nuovo lo vediamo molto bene sulla barra di venerdì. C'è sempre, anche se è avvenuto anche giovedì, rispetto alla negatività iniziale, un recupero che fa capire come dire, le cattive notizie vengono ben assorbite dal mercato e non hanno eccessive ripercussioni negative. Questo è sicuramente un dato importante, ma ripeto, rimane il fatto che è, a mio avviso, assolutamente salutare che il ritracciamento prosegua. E in particolare, veramente, e in un mondo ideale, sarebbe perfetto se l'Eurostoxx chiudesse questo micro gap ancora presente in congiunzione, quello del 29 aprile, e poi da lì si potrebbe veramente ripartire. Ripeto, non possiamo prevedere il futuro, limitiamoci a osservare come sempre i mercati al tempo presente e giorno dopo giorno vedremo quello che accade. Ancora il Bund, vedete che aveva iniziato a confermare un pochino la positività. Sul Bund sappiamo come quest'area di gap aperto nel 18 marzo scorso rappresenti un livello di target naturale di conferma della positività degli azionari, che però al momento è in fase di ritracciamento. Questo gap è ancora aperto e a questo voglio segnalare il gap della mattina del 10 maggio scorso, che è stato tentativamente chiuso. Si è tentato di chiuderlo il giorno 17, ma per pochi tick è rimasto aperto. In particolare, il gap si chiuderà a 145,81 sul Bund, il massimo del giorno 17 è a 145,74, quindi per soli 7 tick è rimasto aperto. Quindi non dimentichiamo sul Bund eventualmente questo piccolo gap, e quindi cerchiamo di capire se proseguirà il ritracciamento verso il basso degli azionari, eventualmente il Bund potrebbe salire, in quel caso confermare, chiudendo questo piccolo gap, appunto rimasto aperto il 10 maggio scorso. Ok, il Bund come sempre lo seguiamo in seconda battuta, quindi in ordine noi seguiamo sempre principalmente l'Eurostoxx, poi il DAX, il Bund un pochino in seconda battuta. Il nostro FIB ha perso il livello dei 17.000, ma ieri la chiusura è avvenuta in maniera anticipata rispetto agli altri mercati. Sappiamo che il FIB chiude alle 17.40, Stoxx e DAX alle 22. Livello di 17.000 che rimane sicuramente importante, diciamo che idealmente se il mercato avesse chiuso alle 22, i 17.000 sarebbero stati recuperati. Quindi sul FIB che continua a fare un pochino storia a sé, la proposta è quella di tenere d'occhio sia i 17.000 e poi qua sopra lo vedete i massimi del 2013 che sono rispetto a quelli di gennaio stati ritestati proprio nella giornata di mercoledì che ha preceduto l'inizio del ritracciamento. Quindi anche sul FIB, che non ha ancora rotto l'area di congestione del 2013, cosa avvenuta invece lo sappiamo su Stoxx e DAX, i livelli sono molto chiari, ci sono i massimi del 2013 testati due volte, l'ampio gap ribassista e il livello per ora dei 17.000 che ci consentirà anche sull'indice italiano di capire bene di che cosa si tratta e come si sta comportando il mercato. Benissimo, allora di nuovo complimenti a Marco Bianchi e Stefano Bombelli per la partecipazione e gli ottimi risultati portati dal duello Top of the Top tenutesi nell'ambito di IT Forum. Vi ricordo il corso sul metodo Prof. Ste il 24 e 25 giugno prossimi, da lunedì apriranno le iscrizioni, potete scrivermi per informazioni e prenotazioni anche da subito un'email all'indirizzo profste@gmail.com e comunque ogni giorno sulla pagina Facebook, su Twitter abbiamo gli aggiornamenti intraday e quindi possiamo e rimaniamo come sempre in assoluto contatto. Davvero grazie a tutti voi, è una settimana speciale, sono davvero molto molto contento per tutto e quindi veramente e di cuore vi ringrazio. A presto!